Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. La batteria elettronica è ormai l'unico plugin a cui non si può rinunciare. È e sarà sempre nei nostri arrangiamenti, nei dischi e nelle produzioni musicali di tutto il mondo. Cercheremo sempre quella più particolare, più versatile e ovviamente anche più potente che saremo in grado di trovare. Da utilizzatore assiduo e drum programmer decennale, ho nel mio studio diverse batterie elettroniche hardware e altrettante software in grado di coprire tutto lo spettro produttivo che attraversa il mio lavoro: ADT Drums, Native Instruments Drummers, BFD, Battery, Machine, Novation, Roland, eccetera, eccetera. Senza contare quelle contenute nelle DAW, nel caso specifico Impact XT perché utilizzo Studio One. Ho trovato però le produzioni di Wave Alchemy veramente interessanti ed innovative. In questo episodio ci occupiamo di Evolution, l'ultimo arrivato in fatto di Drum Engine, che si distingue per creatività e originalità, quindi niente emulazioni, niente solite drum library, un vero e proprio drum sculpting in piena regola, quello che ci vuole per le produzioni di sound design innovative e soprattutto distinguibili. Evolution nasce come libreria di Kontakt, infatti lo vediamo caricato all'interno di Kontakt in questo caso, quindi dovremo avere una licenza o di Kontakt o semplicemente il Kontakt Player Free, che si scarica sempre dal sito di Native Instruments. La libreria comprende circa 28.000 samples di varia natura, in grado di essere layerate tra di loro attraverso un sistema di mix che ora andremo a vedere intuitivo e basato sul concetto di pad mix sugli assi XY. Un sistema di macro modulare, effetti interni sincronizzabili con un sequencer interno e ben 400 preset già pronti per essere suonati. Esportazione delle sequenze MIDI verso la DAW, un po' come fa Additive Drums ad esempio. Le librerie che possiamo caricare sono 4: una Clean, una Tape 1, Tape 2 e Tape 3, dove troveremo diversi gradi di saturazione data dal nastro su ogni sample. Il sequencer interno è a 32 steps, l'intonazione dei samples è in semitoni, 190 risposte d'impulso sui riverberi interni, filtri, compressori ed equalizzatori per ogni voce della batteria. Un'interfaccia grafica molto grande, come vediamo, rispetto alle normali library create per Kontakt. È NKS Ready, infatti vediamo già pronta la nostra Complete S49 e contiene anche al suo interno dei preset per la DAW, in questo caso creati appositamente per Logic e Ableton Live. Lo spazio occupato sul disco è di 5 GB, ma vediamo come funziona. Analizziamo l'interfaccia. In questo momento ci troviamo all'interno di Kontakt. I tre pulsanti in alto che ci mostrano le tre sequenze di interfaccia che utilizzeremo. La prima è il mix, che è quella che ci troviamo immediatamente di fronte appena aperta la libreria. In questo caso ho aperto la mia libreria, in questo caso ho caricato la Evolution Basic, quella clean, quindi non con le alterazioni della distorsione del nastro, e scendendo dall'alto vediamo la forma d'onda del campione che noi andiamo ad analizzare, che fa parte del kit che abbiamo caricato in questo momento, la funzione di layering che vedremo dopo e che si vede nella finestra iniziale, è questa qui XY, la possibilità di sostituire il campione che si trova nei vari canali immediatamente. In questo caso fa riferimento a un kick, ma possiamo per esempio assegnare questo canale direttamente allo snare se dovessimo averne bisogno, e quindi associarne poi altri per il layering. Subito sotto troviamo la possibilità di applicare gli effetti o alla traccia, gli effetti di equalizzazione, compressione e shaper, gli effetti presenti sul master e gli effetti preparati per il send. Questo è il riverbero che vi dicevo contiene 190 risposte di impulsi di vari riverberi famosissimi e che possiamo appunto caricare ed utilizzare come send all'interno dei nostri canali. Quindi in realtà una drum machine con un mixer integrato molto versatile. Torniamo sui sample. Quindi abbiamo per esempio il kick, come in questo caso, possiamo sceglierne il volume, il pump hot, lo start offset, quindi per creare per esempio una cassa che inizi in momenti diversi e che abbia una risonanza diversa.
quindi in base al tipo di attacco che scegliamo qui nel campione. Il Select per poter passare velocemente su altri campioni di cassa, l'attacco, il rilascio, il decay e la velocity. Subito dopo troviamo la possibilità di utilizzare un pitch e degli LFO direttamente sul campione, quindi nel caso volessimo intonare la cassa possiamo innanzitutto farla suonare e spostarci per semitoni e quindi intonarla perfettamente all'interno del nostro brano in maniera estremamente semplice. Proseguiamo con la sequenza dei filtri che possiamo appunto aggiungere alla nostra cassa in questo caso e scendendo ci troviamo nella sezione del mixer vero e proprio. La stessa sezione la ritroviamo anche poi all'interno dell'interfaccia NKS che analizzeremo dopo. Ricordiamoci che in questo momento siamo in modalità out direttamente nel master, ma se volessimo attivare il multi out sarà sufficiente schiacciare questo pulsante, andare nella sezione del mixer che contiene il nostro contact ed attivare le uscite separate del plugin che troviamo qui alla fine di contact. Quindi in questo modo avremo poi le uscite separate direttamente nel mixer di Studio One. Questa funzione è estremamente utile quando poi vogliamo anche con altre librerie, vedremo poi in un tutorial con contact come utilizzarla al meglio. Abbiamo ovviamente i controlli del sample, quindi in questo caso avremo il pump-out, il delay e il riverbero che sono appunto i send e i return che possiamo scegliere sul canale. Ovviamente poi avremo il solo e il mute. Questo per selezionare l'uscita master e questo evidenzia la parte della tastiera, evidenzia la parte della tastiera interessata dai multi samples di intonazione della, per esempio della cassa in questo caso. Infatti suonando questi punti potremmo già direttamente suonare la cassa come se stessimo intonandola. Andiamo in play ed ascoltiamo il kit che ho creato in questo momento. Alziamo il rollante. Un po' di hi-hat. Pensiamo di voler cambiare la cassa mentre la stiamo ascoltando, abbiamo qui il pulsante di Select. Se volessimo cambiare i suoni mentre ascoltiamo il brano, possiamo tranquillamente utilizzare il potenziometro di Select, quindi per esempio sulla cassa, e ascoltare immediatamente il risultato all'interno del brano. Stesso può accadere ovviamente anche con tutti gli altri suoni della batteria. Cliccando direttamente su MIDI Export e trascinando, in questo caso infatti poi appare il MIDI file all'interno dell'arrangiamento.
come facciamo ad esempio con Addictive Drums. Il sequencer poi riporta la programmazione che noi abbiamo appena fatto. Potremmo ovviamente correggerla ulteriormente, quindi se per esempio vorremmo più dinamica o meno dinamica, cancellarla completamente la cassa o riscriverla in alcuni punti con accenti diversi. Questo è un sistema estremamente semplice per scrivere all'interno del sequencer. Mentre invece se andiamo nella sezione XY che vi ho accennato prima, possiamo creare il layering tra il drum sample originale, un transiente pescato tra i 5 tipi di transienti che abbiamo qua, il transoft, hard, claps, click e snare body. Ovviamente ogni sezione contiene poi all'interno una lista di vari tipi di snare body da utilizzare all'interno e la sezione layer, che è rappresentata appunto dalla Y, dove il nostro suono potrà aggiungere alcuni tipi di effetti come un sub deep molto profondo. Infatti se poi noi spostiamo il cursore verso layer ascoltiamo direttamente il suono del sub, mentre sotto la X, dove abbiamo scelto appunto lo snare body, possiamo scegliere un transiente più interessante, oppure scegliere tra questi che fanno parte della sezione Trans Clap e mischiarli muovendoci con il cursore. Torniamo verso drum, aggiungiamo un po' di layer, un po' di basso, oppure scegliere di utilizzare un mix tra i tre, meno punta, meno basso, e quindi creare velocemente un layer adatto alla nostra composizione. Ascoltiamolo. Lo stesso processo ovviamente possiamo farlo anche per il nostro snare e per l'hi-hat. Nessun'altra drum machine ci permette questo tipo di lavorazione del suono. E quindi questo tipo di creazione, sculpting vero e proprio sui vari samples della batteria. Questo per quanto riguarda appunto la sezione che è contenuta nella libreria di Kontakt. Se possediamo ovviamente un complete control, quindi possiamo caricare all'interno del complete control il nostro Evolution, avremo la possibilità di pilotare direttamente, come vediamo in questo caso. Ho ovviamente creato un'altra traccia che fa riferimento a questo e che possiede dei suoni diversi. In questo caso sul nostro controller abbiamo a disposizione la possibilità velocemente di scegliere tra i vari campioni, quindi muoverci rapidamente tra cassa, rullante, eccetera eccetera, poter cambiare il sample mentre lo stiamo ascoltando con appunto il controller dell'S49. Le mandate degli effetti, il pan e il volume del sample che stiamo lavorando, ad esempio l'hi-hat in questo caso, quindi lavorare direttamente sul mixer, quindi spostarsi sul sample, ad esempio la cassa all'inizio, abbassare il volume e quindi accedere rapidamente, come possiamo vedere, attraverso il controller che è già configurato per Evolution, a tutti i parametri contenuti all'interno della libreria. Volessimo cambiare libreria, ad esempio, possiamo tranquillamente andare su i vari preset che vi accennavo all'inizio, che contengono già all'interno delle configurazioni. È chiaro che è facilmente raggiungibile dal nostro pulsante di mod. Una volta trovata il kit, ad esempio, che noi pensiamo di utilizzare all'interno del nostro brano, clicchiamo sul nostro jog wheel e verrà caricato all'interno della batteria. Evolution è sicuramente la batteria più creativa a livello elettronico che si trova sul mercato in questo momento. Io ve la consiglio vivamente. C'è la possibilità di scaricare una versione light completamente free sempre dal sito di Wave Alchemy. Trovate il link nella descrizione del video.
Per cui scaricatela, provatela e divertitevi. Se vi piace potete pensare anche di acquistarla. Il costo non è eccessivo per le possibilità e le timbriche di suoni che mette a disposizione. Per chi fa musica elettronica, ma anche per chi desidera fare dei layering con le batterie acustiche, sicuramente Evolution è la libreria di Drums Engine più indicata. Spero che questa lezione vi sia stata utile e vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!